Sono ragazzi, non puoi fare un evento facile. Devi rispettare l'arma, la divisa, non la persona che porta addosso. Se è una guerra, facciamo la guerra fra di noi. Se un tuo parente, un ragazzo si arruola nei carabinieri, che fai? Lo distruggi? Che fai? Nadai. E chi ci tutela? La polizia, è meglio. La polizia, beh, la polizia, parliamo altri discorsi. Stanno con noi la polizia. Stanno tutti, no, io sto portando tutti con noi. Io sto dando onore anche ai carabinieri, non ho e detto. Devono venire stamattina con noi. I ragazzi sono abbandonati a se stessi nei quartieri napoletani, sia da vivi che da morti. Dunque, adesso il ragazzo Davide non c'è più. C'è una famiglia distrutta, una famiglia che chiede giustizia e non vendetta. Questa è la fine che fanno i ragazzi di Napoli, perché sono abbandonati dalle istituzioni. Cose che dovrebbero incominciare dai quartieri di Napoli. La famiglia chiederà e continuerà a chiedere, anche dopo i funerali, giustizia e verità per il piccolo Davide. I carabinieri fanno parte di noi, lascia stare quello che è successo. No, mio cugino non torna più. No, lo so qui. Però loro stanno con noi, sono quelli che ci devono difendere a noi. E non sbaglio che ha fatto. No, questo ho detto. Tutela dai carabinieri e polizia, perché dice che noi dobbiamo vivere bene, perché loro ci devono difendere a noi. Pace. Manteniamoci nella presenza.